a questo nuovo appuntamento con i webinar settimanali del portale Professionisti in Rete destinati agli studi tecnici di progettazione. Allora, innanzitutto mi presento, per chi di voi ancora non riconoscesse la mia voce o il mio volto che appare nella webcam. Sono Patrizio Paganelli e Schneider Electric. Sono uno specialista marketing, clientela, studi tecnici e responsabile di tutte quelle che sono le attività di animazione veicolate attraverso appunto il portale Professionisti in Rete. Benvenuti a questo primo webinar di un percorso formativo che, come potete vedere dal titolo sulla prima slide, parlerà di progettazione di strutture ricettive. Come spesso succede, non sono da solo, ma oggi sono in ottima compagnia e invito anche i miei colleghi a attivare il microfono e attivare la webcam, giusto per un rapido saluto. Ecco qui che compaiono pian piano. In particolar modo oggi abbiamo ben tre relatori che si alterneranno nella presentazione e in ordine d'apparizione avremo Andrea Luca Natale, Giovanni Malaguti e Andrea Arrigoni, che si presenteranno poi in maniera un po' più completa nel momento in cui prenderanno la parola. Prima di passare appunto la parola ad Andrea Luca Natale come primo relatore e dare il via ufficiale al webinar, vi ricordo alcune semplici informazioni di carattere organizzativo, a partire dalla durata del webinar che è di un paio d'ore, quindi contiamo di chiudere intorno alle 11:30 e vi ringrazio anticipatamente per dedicarci 2 ore del vostro tempo. Se avete delle domande o delle curiosità, non dovete fare altro che scriverle in qualsiasi momento, non aspettate le 11:15 a fare le domande, scrivetele in qualsiasi momento all'interno del pannello della chat direttamente all'organizzatore dell'evento, cioè al sottoscritto. E poi sarà mio compito fare un po' il vigile urbano e smistarle di volta in volta ad Andrea piuttosto che a Giovanni. È chiaro che se in chat dovessi vedere domande legate più a problematiche con la corretta funzionalità della piattaforma Cisco WebEx, audio, video, ritardi o voce metallica, sarà mio compito cercare di supportarvi nel migliore dei modi. Per contro, nel momento in cui intravedo una domanda tecnica sul contenuto della presentazione, ecco che in quel momento diventa opportuno smistarla senza necessariamente che il docente si veda tutte le domande possibili e immaginabili. E rispondendo già alle classiche domande che arrivano in chat, vi posso confermare che la presentazione che andremo a vedere tra qualche istante verrà sicuramente condivisa con tutti quanti voi, sarà resa disponibile. E la stessa cosa vale per la registrazione del webinar, se alcuni di voi vorranno rivedersela integralmente o parzialmente, oppure dare la possibilità ai colleghi o ai collaboratori che non possono essere in nostra compagnia stamattina di rivedersela e risentirsela tutte le volte che vogliono. Ultima informazione, il percorso formativo sulla progettazione delle strutture ricettive, che prevede 2 webinar da 2 ore ciascuno, quindi oggi è il primo appuntamento e poi ci rivediamo dopo l'estate, il 15 di settembre alla stessa ora, è stato accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quindi darà diritto all'ottenimento di 4 CFP, i famosi crediti formativi professionali. È però importante garantire una durata complessiva di partecipazione che sia almeno pari all'80% del percorso formativo. Questo significa, ve la dico in parole un po' più semplici, che per ottenere i crediti non solo dovete rimanere in nostra compagnia oggi, ma ci auguriamo di ritrovarvi tutti quanti, se ancor più numerosi, il 15 di settembre. Quindi segnatevi questo appuntamento in agenda. So che molti di voi si sono già iscritti al secondo evento, poi ne approfitterò anche per condividere in chat la pagina su cui andare a iscriversi. La registrazione partirà tra qualche istante. Io credo di avervi dato tutte le informazioni che
che ci hanno anche permesso di rubare qualche minuto e dare la possibilità a decine di altre persone di collegarsi con noi. Detto questo, non mi resta che augurare un buon webinar a tutti. Noi ci rivediamo in chiusura. Io vi chiederò ancora qualche minuto di pazienza per la compilazione di un sondaggio finale e, ripeto, se avete delle domande, utilizzate in qualsiasi momento il pannello della chat. A questo punto, augurandovi nuovamente un buon pannello della chat. A questo punto, augurandovi nuovamente un buon webinar della via della registrazione e lascio la parola ad Andrea, Luca Natale. A più tardi, Natale, a più tardi. A te la parola, Andrea. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima tappa del webinar. Io mi chiamo Andrea Natale e sono responsabile delle attività di marketing e di sviluppo nella divisione Digital Energy, Digital Electric, che si occupa di soluzioni di automazione degli edifici e di efficienza energetica. Vedremo nel corso della mattinata alcuni temi. Abbiamo scelto di approfondire questo settore, no? Quello delle strutture ricettive, perché ha una dinamicità particolare in questo periodo, trainato da fattori interni e esterni al settore di particolare rilievo, che hanno un impatto anche sui processi di progettazione. Per cui vi farò un'introduzione dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei nostri clienti interlocutori, sull'evoluzione del mercato e della domanda, quali sono le sfide progettuali che gli edifici di questo settore oggi ci pongono e un po' la visione del futuro sul settore, sull'evoluzione delle esigenze e delle soluzioni che il mercato mette a disposizione per chi deve progettare questi ambienti. E poi avremo una approfondimento sulle misure che attualmente sono previste all'interno del Recovery Fund, che in Italia è stato declinato con il PNRR, che sono proprio dedicate al settore dell'ospitalità. E alla fine chiuderemo con una breve demo di queste applicazioni, di questi ambienti, in un ambiente di software interattivo, dove Andrea Regoni ci farà vedere dal vivo effettivamente come si interagisce con questi ambienti e con queste tecnologie. Per cui, pur conoscendo Schneider Electric, sapete che Schneider Electric, la introduco brevemente, no? Perché noi abbiamo una missione, che è quella di consentire a tutti di utilizzare al meglio l'energia e le risorse, coniugando l'innovazione, il progresso e la sostenibilità. E questi sono dei temi chiave in tutti i settori, in particolare oggi in quello dell'ospitalità. Siamo una realtà con una forte presenza in Italia, siamo una multinazionale francese, ma abbiamo, come vedete, una forte connotazione italiana, con numerosi dipendenti, una fitta rete di partner e soprattutto degli stabilimenti industriali. Quindi abbiamo fabbriche dove viene fatta la ricerca e sviluppo e la produzione di soluzioni per tutto il mondo, anche in quello dell'ospitalità. Il mercato, innanzitutto, vogliamo parlare di ospitalità, e poi avremo degli approfondimenti ovviamente sull'hotel, che è la struttura più di forma di ospitalità più rappresentativa, anche perché queste forme di ospitalità si stanno velocemente evolvendo, no? O cambiando. Il campeggio continua a esistere, ma ha avuto un percorso e sta avendo un percorso di trasformazione che oggi trova il suo culmine, cioè la struttura, il campeggio più lussuoso è un glamping, quindi è un po' uno slang che magari ci possiamo trovare con i nostri referenti specializzati del settore, ma anche come, diciamo, clienti noi di queste strutture nel periodo di vacanza. Quindi sono strutture attrezzate, quindi con servizi e tecnologie, come se ci trovassimo in una struttura di un hotel luxury. Il vantaggio è quello poi di essere in un ambiente anche naturale, quindi di avere un ulteriore lusso che magari in città non c'è, che è la qualità dell'aria, del clima e della vacanza e del paesaggio che vediamo. Accanto ai campeggi e gambling ci sono i fieri e i centri congressuali. Quindi all'interno di questo settore, quindi all'interno delle misure di progettazione, ma anche degli incentivi che vedremo nella giornata, anche questa destinazione d'uso rientra nella definizione di ospitalità. Quindi non si dorme, a parte qualche emergenza, però qui l'ospite viene gestito anche in questa realtà. Ci sono ovviamente gli hotel,
e delle strutture che fanno della ospitalità il driver principale, che sono gli studentati, e poi i centri termali. Vedremo anche qualcosa in più, ci sono gli agriturismo, ci sono molte forme anche, diciamo, con edifici di dimensioni minore che rientrano in questo settore. Quindi quando ci rivolgiamo all'ospitalità, pensiamo a tutte le strutture dove noi siamo ospiti e siamo intrattenuti per un certo periodo di tempo nel corso della giornata. Dal punto di vista del mercato, cioè i fattori macroeconomici che stanno guidando la trasformazione di questo settore, indubbiamente ci sono delle aspettative di tornare alla normalità. Siamo già tornati, magari in modalità un po' ibrida, smart, ma ci sono delle forti aspettative di saturare le strutture, perlomeno quello turistico, alberghiere, di ospitalità nel 2023. Qualche mese fa si parlava di 2024, oggi 2023. Sapete quanto è difficile già nel 2022 trovare il personale, no, che svolge comunque i servizi nelle strutture che non sono ancora piene. Quando saranno piene sicuramente ci sarà ulteriore bisogno. Però tutti gli operatori stanno investendo, ma sia perché il Covid ha portato un blocco degli investimenti, che quindi si sono spostati temporalmente in avanti, quindi i progetti del 2019-2020 che sono stati bloccati, diciamo, nella pipeline dello sviluppo immobiliare si sono ripresentati, no? Sia perché ci sono delle opportunità, degli incentivi che rendono più accessibili alcuni progetti, anche quelli più ambiziosi. Per cui c'è un mercato, uno dei nostri osservatori è quello degli asset immobiliari, quindi i proprietari di edifici gestiscono degli asset che sono degli uffici, dei negozi e delle strutture dell'ospitalità. Quindi questo asset, chiamiamolo hotel, studentato, è un asset su cui gli operatori immobiliari stanno investendo tantissimo. Ci sono dei driver, ovviamente, che guidano queste logiche di incentivi fiscali e finanziari, che sono legate alla digitalizzazione, alla sostenibilità, e quindi presuppongono che ci siano dei fondamenti, chiamiamoli scientifici, comunque di progettazione, che poi siano in grado di dimostrare questi driver di scelta di progetti. L'Italia è un mercato che dal punto di vista dell'ospitalità, e le catene del hotel sono più rappresentative, è particolare. Non siamo sempre particolari in molti aspetti della nostra vita, quello dell'ospitalità ulteriormente. Siamo una nazione di piccola e media imprese eccellente, anche l'ospitalità diciamo, ha le stesse caratteristiche. Quindi la caratteristica del mercato italiano rispetto al resto dell'Europa è una forte presenza di strutture di proprietà familiare. Quindi le catene degli hotel, su cui anche dal punto di vista nostro della progettazione fare effetto domino, effetto leva, no? Quindi un progetto di una struttura di un hotel può essere replicata all'interno della stessa catena, quindi sono un po' più basse. Quindi questa personalizzazione poi del progetto e dell'offerta si ritrova anche in questo settore, quindi un mercato molto frammentato anche sulle diverse proposte di ospitalità che abbiamo visto poco fa. Dal punto di vista invece della domanda, quindi di chi va a soggiornare, indubbiamente gli scenari della nuova normalità hanno dato un primo risultato, che indubbiamente le strutture destinate al business si stanno riducendo, perché il modo di fare anche questo webinar, magari appunto lo facciamo via web e non in presenza, inizia a ridurre l'utilizzo di alcune strutture per fare degli eventi fisici. Ci sono delle fiere anche in corso in questi giorni, che sono fisiche, però ecco, il mix dell'offerta di eventi è ibrido, quindi soffrono un po' queste strutture e si devono riconvertire. Tant'è che si parla di questa contaminazione tra destinazioni d'uso business e turismo. Oggi si chiamano leisure, quindi leisure e business. Indipendentemente dalla struttura, le stelle, oggi si parla sempre meno di stelle, nessuno vuole essere una stella, due stelle, tre stelle, si parla di, anche ancora una volta un po' di termini inglesi, di mid-scale, upscale e luxury, no? Quindi non c'è più la divisione in stelle, però diciamo che gli ospiti delle strutture alberghiere si aspettano elevati livelli di comfort, di sicurezza, di igiene, di benessere, indipendentemente dalla categoria della struttura a cui si rivolgono, sia per i propri soggiorni di business o di turismo.
I clienti sono sempre connessi, quindi l'esperienza parte prima online e non si interrompe per poi riprendersi dopo, no? Ma anche durante l'esperienza l'ospite interagisce con la struttura, non solo all'interno ma anche all'esterno, no? Quindi il cliente ha delle aspettative che crede di soddisfare rivolgendosi a questa struttura. Se non si ritrova, spesso un feedback positivo magari viene dato alla fine del soggiorno. Se ha un'esperienza negativa l'ospite, spesso il feedback è immediato, ma dove? Sul web, no? Per cui abbiamo delle statistiche sul fatto che i problemi nelle camere, ecco, rappresentano una percentuale molto elevata di reclami, intorno al 42%, principalmente per malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento, che poi sono quelli che impattano la qualità del soggiorno, no? Dell'ospite, e diminuiscono la fedeltà. Questa fedeltà sui social ha un impatto negativo non solo perché quell'ospite magari non torna in quella struttura, in quella catena, ma perché fa una promozione negativa alla struttura, no? Per cui potenziare nuovi clienti andando su Booking, TripAdvisor o altri social che qualificano queste strutture a torto o ragione, perché poi i giudizi sono soggettivi, no? Ma possono essere penalizzati. Per cui i social, questa connessione nostra, come anche noi ospiti di queste strutture, ha un impatto e quindi è una domanda diversa che interagisce, nonché il tema della sostenibilità, che nelle strutture dell'ospitalità non si esaurisce nei ricambi degli asciugamani, delle lenzuola, per soggiorni più di uno o due giorni, no? Ma numerosi aspetti, d'aspetti che nulla hanno a che fare con la tecnologia, quindi una ristorazione col cibo a chilometro zero, ma soprattutto gli aspetti energetici, in particolare quelli legati non tanto ai kilowatt, ma alla quantità di CO2 che la struttura emette in tutte le sue attività. Vedremo tra brevissimo come l'edificio e gli impianti tecnologici generano molta CO2, quindi hanno ampi margini di miglioramento. Quindi questo tema della sostenibilità vedremo negli esempi che vi farò tra breve come si declina nelle strutture dell'ospitalità. Però l'efficienza energetica, ben prima della guerra in Ucraina, era un tema molto importante, perché in generale gli edifici consumano molto, quasi il 40% dell'energia che viene consumata tra tutte le attività. Gli hotel, rispetto ad altri ambienti come gli usufici, consumano molto di più, e dopo il costo del personale l'energia rappresenta la seconda voce di spesa, quindi è molto importante. Questa forbice tra il 3 e il 6% oggi probabilmente si sposta molto verso il 6%, perché l'aumento del costo che noi vediamo nella nostra vita privata ha un risvolto anche su tutte le altre attività. Quindi il costo dell'energia è diventato sempre più importante, e poi l'hotel, in particolare, facciamo l'esempio dell'hotel, ogni struttura di ospitalità ha un profilo particolare. Cioè, la camera dell'hotel è la parte, il cuore del sistema, è dove si svolge l'esperienza del cliente, ma dove ci sono i maggiori consumi. Ci sono anche le parti comuni, ma la camera è dove si consuma più energia. Non solo perché ci vorrebbero delle logiche, no, di utilizzo selettivo in base all'occupazione reale della camera, ma perché pur essendo prenotate, quindi pur essendoci il cliente, non sono occupate, e quindi l'energia che viene sprecata, usata all'interno di queste camere è notevole, e ovviamente aumenta con l'aumento dei servizi, no? Quindi una struttura luxury avrà, questi sono dati medi di mercato, no? Attorno a 75 kW al giorno per stanza, e quindi più aumentano i servizi offerti dalla struttura e più aumentano i kilowatt e quindi i costi. Dal punto di vista degli edifici, anche quelli dell'ospitalità, quindi c'è un tema di sfida. Primo, questo che abbiamo appena visto, dell'elettrificazione, quindi bisogna elettrificare, ma l'energia elettrica ha dei costi, quindi l'energia dovrà essere sempre più verde con fonti rinnovabili. C'è un altro tema che riguarda quelli che abbiamo chiamato i silos tecnologici, perché ogni singolo sottosistema che contribuisce all'automazione di una struttura dell'ospitalità ha una progressione di intelligenza, no? Quindi
dai prodotti connessi ai gateway, alla disponibilità di servizi in cloud. Ogni sistema ha la sua smartness, ha la sua intelligenza, peccato che non sempre questi impianti parlino, no? Per cui magari arrivano tutti sul cloud, abbiamo 10 impianti, 10 app e ci si trova qui davanti a un PC perché deve operare nel sito, ma anche a livello remoto, quando si dice un impianto intelligente perché è accessibile da remoto. Da remoto, ecco, impianto intelligente, l'edificio intelligente è quello che con poche interfacce utente è in grado di andare a colloquiare con più sistemi, no? E quindi è molto importante, soprattutto nella fase di progettazione, perché è la fase in cui costa meno pensare un'integrazione, a pensare quali siano effettivamente gli impianti che hanno beneficio del colloquio reciproco, no? Con risvolti di comfort, di efficienza operativa ed energetica. Quindi questa è una sfida aperta da sempre, e accanto a questa ce n'è un'altra che riguarda invece non le fasi di progettazione, di realizzazione, ma le fasi del ciclo di vita operativo di un edificio, di una struttura alberghiera, no? Quindi fatto 100 il costo in 20 anni di un edificio, 30 è la progettazione, la realizzazione, le fasi iniziali, quelle che noi chiamiamo CAPEX, 70% sono i costi operativi, i costi OPEX, che hanno dei risvolti sia energetici, ma anche di istanze di manutenzione non programmate, un cattivo utilizzo degli spazi, energia sprecata perché magari due sistemi funzionano contemporaneamente, quello che raffresca e quello che raffredda. In materia di building automation, a differenza magari di altri sottosistemi che vi ho anche illustrato qua, come la rivelazione incendi o l'illuminazione d'emergenza, dove la manutenzione degli impianti è obbligatoria per legge, l'illuminazione della building automation non è obbligatoria per legge, quindi lo si fa per l'efficienza, ma magari non con con quella frequenza che consentirebbe di risparmiare questi costi operativi. E poi c'è il tema della connettività. Prima ho detto ci sono i silos, magari sono 10 silos connessi nel cloud, comunque aprendosi alla comunicazione, anche se non è completa, ci si espone a una vulnerabilità. Quindi più mi apro, più do possibilità di connettività, più do la possibilità a qualcuno di entrare se il progetto appunto non prevede che ci siano delle misure minime di sicurezza anche informatica. Ognuno di questi sottosistemi della biosorveglianza, dell'illuminazione, ma tutto va in rete, li possiamo considerare dei sistemi di information technology a tutti gli effetti, quindi con tutti i pro di connettività, di accessibilità da remoto e i contro di vulnerabilità informatica. Quindi è un tema attuale, sempre attuale. E poi c'è un altro che è stato un po' stressato, no, dalla pandemia, ma che rimane. Ve lo farò vedere con degli esempi, comunque quello relativo alla salute delle persone. Pensando all'ospitalità, non solo all'igienizzazione delle superfici che vengono usate dagli ospiti, ma anche alla qualità dell'aria. Il tema della qualità dell'aria interna è molto importante, perché questo intanto lo si chiamiamo soddisfa, lo si progetta, lo si pensa con della tecnologia hardware e software che è proprio del mondo del comfort e della building automation. Ma poi perché questo, il monitoraggio della qualità dell'aria, quindi la regolazione degli impianti, ha un impatto diretto sulla salute delle persone. Non pensiamo soltanto alla pandemia, ma anche altre, ogni forma, anche un'influenza, è un lusso che sempre meno ci potremo permettere di avere. E quindi il monitoraggio dell'aria aiuta non a eliminare, ma a contenere, diluendo, diciamo, le particelle, il colpo di tosse, qualcosa di tossico, in un volume di aria maggiore e con un ricambio il volume d'aria a quello esterno. Quindi il tema della salute, della safety, è molto importante, in particolare nelle strutture dell'ospitalità. Quindi, partendo un po' sul settore, qual è l'elemento principale? Indubbiamente il comfort, no? Perché il core business del gestore di una struttura dell'ospitalità è fare fatturato e riempire le camere, quindi portare gli ospiti non solo in una location geografica carina, ma l'esperienza che deve essere vissuta all'interno di una camera d'albergo e nell'hotel in generale è molto importante, no? Quindi tutti abbiamo delle aspettative indipendentemente dal livello, dalla categoria della struttura alberghiera dove andiamo, e l'esperienza negativa dell'ospite, diciamo, è un evento che deve essere evitato, no? Per non modificare poi tutti gli investimenti che l'imprenditore ha fatto, no? In tutte le dimensioni, dell'accoglienza, dal posizionamento sui media online, sui social, alla progettazione degli spazi, degli impianti, al personale che poi deve essere preparato, sempre professionale, no? Che deve garantire l'esperienza dell'ospite nella struttura, per cui io posso avere anche il servizio più impeccabile del mondo, ma
se l'ospite non riesce a dormire perché ha troppo caldo, ha troppo freddo, perché non riesce a regolare i set point del termostato, la temperatura della sua stanza, neanche se chiama la reception alle 3 di notte, ecco, tutto questo andrà a influire negativamente sull'esperienza e quindi sui rating online e offline degli ospiti, e per questo è importante prevenire questi disagi, reclami, assicurandosi che tutti gli impianti e i servizi dedicati all'ospitalità operino in maniera corretta prima che cominci l'esperienza dell'ospite nella struttura alberghiera. E proprio partendo dall'esperienza dell'ospite, ecco, questo è il driver principale. In base alle dinamiche che vi ho presentato del mercato, alle aspettative, alle evoluzioni della domanda e anche dei costi energetici, Schneider Electric ha strutturato una proposta di valore in questo settore che si basa su 4 pilastri. Il primo, quello indubbiamente dell'esperienza dell'ospite, che è legata al comfort, quindi quello termico, visivo legato all'illuminazione, a quello della sicurezza, qualità dell'aria, ma anche gli impianti che per legge sono obbligatori, l'esperienza touchless, non solo perché la struttura è smart e facile l'interazione con l'hotel, ma anche dal punto di vista dell'igiene, no? Meno cose si schiacciano, meno cose si toccano, meno c'è possibilità di potenziale di qualche contagio. Il tema della sostenibilità è il secondo pilastro in questo settore, perché non solo tramite l'efficienza energetica io riesco a ridurre, a decarbonizzare l'impronta della mia struttura, no? Quindi riducendo la CO2, perché c'è un legame diretto tra kilowatt e CO2, ma anche riesco a posizionare la mia struttura su una domanda che è sempre più attenta all'ambiente, no? Quindi questa domanda non basta essere, diciamo, sostenibili perché si adottano delle pratiche, ma anche bisogna dimostrarlo. Quindi proprio in fase di progettazione il committente o il progettista può suggerire degli schemi di certificazione che garantiscano che gli standard di mercato vengano soddisfatti, cioè che li certifichino. Parliamo oggi di schemi di certificazione volontari. Alcuni sono propri di tutte le strutture, di tutti gli edifici, come LEED e WELL. Altri sono certificati di sostenibilità propri dell'industria del turismo. E quindi quando si progetta, quando comunque il committente ha delle aspettative in termini anche di posizionamento della struttura, anche il bollino, chiamiamolo così, della certificazione di sostenibilità è un driver che guida la domanda a riempire le camere, diciamo, no? Quindi a portare l'ospite nella struttura. Il terzo tema, una volta che sono sostenibile, ho portato il cliente, gli faccio vivere la corretta esperienza, ho bisogno di fare, diciamo, essere efficiente, no? Quindi innanzitutto di essere efficiente dal punto di vista operativo per garantire che l'esperienza dell'ospite accada durante tutto il suo soggiorno. Quindi in questo caso la nostra proposta è legata a sistemi che, pur essendo complessi in numerosità, no? Pensare alla rivelazione di incendi, regolazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, rinnovabili, sia semplice a interagire, quindi un numero, un'unica interfaccia che possa consentire a operatori con profilo diverso di accedere ai diversi sottosistemi senza dover saltare da una piattaforma all'altra. E poi c'è quello dell'efficienza energetica, che oltre ad avere il risvolto della sostenibilità, in questo caso ha un risvolto prettamente finanziario. Il numero di camere, che siano poche o tante, è un numero definito, viene venduto a un certo prezzo. L'efficienza energetica e l'iperefficienza è quella che consente all'operatore turistico di fare profitto, quindi di abbassare i costi. E poi ci sono degli impianti che sono necessari, che l'ospite non vede, ma sono fondamentali per garantire la connettività e la disponibilità, e per alcuni impianti anche la qualità dell'energia. E poi c'è una quarta proposta di valore che noi abbiamo sviluppato e sarà l'oggetto dell'intervento della seconda parte della mattinata, che è legato all'accesso agli incentivi. Per cui con la nostra esperienza che abbiamo già maturato nell'industria, quella che era prima l'industria 4.0, oggi la transizione 4.0, abbiamo studiato quali sono i meccanismi di opportunità di incentivi fiscali e finanziari che oggi sono a disposizione e sono guidati da una parte attiva degli impianti tecnologici come il Building Management System. Per cui questo ve lo racconteremo, ed è una, diciamo, per noi un valore, perché poi è una competenza che abbiamo sviluppato
diciamo internamente con dei consulenti che mettiamo a vostra disposizione per essere in grado di non solo progettare delle strutture efficienti,